Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Un ragazzo a un giovane combattente ucraino che diceva con la faccia sperduta: mandateci le armi. Lorenzo, dove sei esattamente? Buon pomeriggio e grazie come sempre per collegarti con noi. Eccoci. Grazie a voi per avermi con voi. Sono appena tornato da Bakhmut, cioè dal fronte verso Severodonetsk, dove si sta combattendo in questo momento la battaglia principale per il Donbass, e sono tornato, adesso devo anche un po' nascondermi, ma sono qui nella piazza di Krematorsk, vi ricordate, il luogo del massacro, dell'eccidio della stazione, no? Davanti alla stazione, esatto, alla stazione dei treni l'8 aprile. E adesso non posso, perché il rischio di in questi momenti così difficili, farsi vedere col telefono in mano, fare i video, ti bloccano subito, ti vanno a controllare. Comunque guardate, vi giro, guardate com'è deserto. Questa è la piazza principale, vedete com'è vuoto, com'è tutto serrato. Guardate, qui più che altro passano macchine, ma con macchine di militari, di soldati che si muovono per la piazza. Comunque appunto... Ma la sensazione lì, Lorenzo, è che di cui hanno molto potrebbe toccare anche a loro? Eh beh sì, questo lo ha anche fatto capire Zelensky, che ha un po' un doppio linguaggio, cioè da una parte dice che vinceranno, che viene a combattere, parla al suo paese, ai suoi uomini, ai suoi soldati, e poi che però parla anche al mondo e dice: abbiamo bisogno di armi, quindi deve anche in qualche modo enfatizzare le difficoltà, perché se solo dicesse che vincono nessuno gli darebbe più nulla, ed è evidente. Ecco, quindi questo. Sì, si continua a dire che la battaglia è tutta lì, è tutta a Severodonetsk, che è questa chiave di volta per cercare di passare il fiume, attraversare questo fiume e conquistare almeno tutta la zona di Lugansk, quindi tutto il Donbass settentrionale. Bisogna dire che è una cosa che bisogna dirla, che dopo 4 mesi, dopo che questo esercito russo si è veramente è stato combattuto, battuto clamorosamente a Kiev, a Kharkiv, in tutti i luoghi dove ha cercato di attaccare, l'unico posto dove stanno in qualche modo avanzando è qui nel Donbass. Ma guardate che se voi vi mettete con una lente di ingrandimento, guardate le mappe, guardate le aree, stiamo parlando di poche decine ancora di chilometri, cioè l'esercito russo è tutto qua, stanno bombardando come dei matti, stanno distruggendo l'ira di Dio. Ma in realtà sono a 20, 30, 40 chilometri. Lorenzo, aiutaci a raccontare, no? Ma com'è questa guerra? Cosa stanno utilizzando i russi e come stanno resistendo gli ucraini? Sì, l'ho un po' scritto perché me lo raccontava ieri questo militare. Allora, è una guerra in questo molto diversa, cambia veramente di mese in mese, ci sono varie fasi. In questa fase qua, in questa fase specifica, è una guerra che si muove per i settori molto limitati, cioè i russi sono stati battuti, come ho detto, sono stati battuti sull'idea del fronte largo, quindi si concentrano centinaia di cannoni, aerei, droni, batterie di ogni tipo, in aree molto limitate, qui appunto siamo a Severodonetsk, dove è il punto principale, e lì sparano davvero, distruggono tutto quello che possono, dopodiché avanzano con blindati, carri armati e truppe scelte, cercano di occupare quei 5-10 chilometri, riposizionano le loro batterie e ricominciano a bombardare più avanti. Questo avviene in aree, ripeto, 20, 30, 40, 50 chilometri quadrati del fronte. Tutto il resto è praticamente calmo, fermo. D'altra parte, gli ucraini non hanno quel tipo di armi per quei combatti lì, per quei combattimenti lì, quindi si muovono in modo molto più agile, con piccole pattuglie, però non hanno quella potenza di fuoco che gli sta, grazie a Dio, lasciatemi dire, lentamente arrivando dall'Occidente, specialmente da americani e inglesi. Lorenzo, ti fermo un attimo, perché c'è un'agenzia, una dichiarazione sui numeri, sulle perdite degli ucraini. Che arriva dal ministro della difesa Reznikov, quindi da colui che ha in mano il dossier ucraino
sul campo, fino a 100 militari muoiono e fino a 500 vengono feriti ogni giorno a causa della guerra. Il fronte nel quale si trova Lorenzo Cremonesi è quello in cui si registrano le perdite maggiori. E poi Reznikov si è anche detto, questo ci torniamo dopo, insoddisfatto del ritmo e del numero delle armi fornite. Lorenzo, per quello che tu hai potuto vedere, effettivamente le perdite sono così cospicue per l'esercito ucraino? Guarda, oggi ero proprio un minuto, poco fa, mezz'ora fa, ero insieme a un ufficiale, tra l'altro aveva gli occhi rossi, molto stanco, veniva da 2 settimane di guerra, mi ha detto, lì proprio nella zona di Severodonetsk, lui ha detto che la loro unità, mi sembra fossero circa 200 uomini, avevano perso 40 soldati negli ultimi 48 ore. 40 soldati è un numero alto. Gli occhi rossi significa che anche il loro umore è molto provato, Lorenzo? Anche la mancanza, no, era stanchissimo, perché questi bombardamenti, io lo vedo perché noi adesso dormiamo qui a Krematorsk e si sente continuamente questo rombo della battaglia, continuamente. Ora noi siamo, il fronte qui, il punto più vicino è a circa 30 km, 25 km, ma loro ci dormono proprio sotto. Quindi li tiene sempre svegli, cioè è un grosso problema dormire con il terreno non che... Non c'è dubbio è un, che è una scena sotto. Da prima guerra mondiale, è una scena da prima guerra mondiale. Quindi sì, i numeri sono molto alti per un esercito che è molto più piccolo dal punto di vista numerico di quello americano, di quello russo. Quindi è chiaro che la sopportabilità, come dire, la tenuta con numeri così alti è più difficile. Poi c'è da aggiungere un'altra cosa, un altro elemento che forse è un po' dimenticato, cioè la grande capacità, il segreto, diciamo così, della tenuta ucraina nei primi 2 o 3 mesi è stato il volontariato. C'era l'esercito regolare, più tutto questo veramente battaglioni di volontari che in mille modi si sono uniti allo sforzo collettivo. E quindi il volontariato ha l'effetto positivo nel breve periodo, perché c'è l'entusiasmo, c'è proprio l'idea di partecipare a uno sforzo collettivo, ma inevitabilmente si sfilaccia, inevitabilmente ha bisogno poi di una struttura stabile, di uno Stato, di leggi, anche di costrizioni per poi reggere. Quindi questo elemento del volontariato adesso presenta le sue diventa una le debolezza. Sue magagne, senti le sue Lorenzo, difficoltà. Prima di salutarti, intanto voglio ricordare Guerra Infinita, che è il tuo ultimo libro, mi fa davvero piacere ricordarlo. E poi vorrei chiederti se hai ancora un minuto, perché sia a Nona che a Carmen dico se avete una domanda aggiuntiva, se no liberiamo Lorenzo. Prego, sì. Carmen. No, io volevo dire questo, sono assolutamente d'accordo sul fatto che sia cambiato in questo tempo il modo di... il discorso, al di là del volontariato, ciao Lorenzo, di cui praticamente tu parlavi, c'è anche il dato che evidentemente per impiegare poi le armi, molte delle quali sono arrivate da tantissimi paesi, cioè ci vuole il training. Quindi è evidente che ci vogliono delle forze che vengano preparate all'uso di questo. Famoso, e quindi si calcola che servano, diciamo, dei nuovi battaglioni in grado anche di opporre una resistenza utilizzando quello che già c'è. Laddove però c'è anche il dato che evidentemente sono passati 4 mesi. Cioè, stiamo scherzando, cosa vuol dire stare in quelle condizioni, vivere appunto con un rumore incessante, con un ricambio che manca, con una prospettiva che si fa oscura, con il grano che te lo rubano. Cioè, è una situazione pesantissima e questo è un dato che va sottolineato, è umano. No, poi c'è da aggiungere forze, in questo non la Michelizia ci può aiutare, che qui noi stiamo ragionando dei 106 giorni, ma che soprattutto dalle parti del Donbass sono 8 anni e 106 giorni. Sì. Quindi diciamo c'è anche questo elemento che un po' ci racconta di un'abitudine, ma un po' ci dice anche del fatto che uno è stremato. Sì, però soprattutto questa seconda fase della guerra è un altro tipo della guerra. Certo. Quindi qua il volontariato non gioca già nessun ruolo, perché siamo alle operazioni veramente serie militari.
militari, dove l'Ucraina, se nella prima fase si è dimostrata capace di difendersi e quindi ha liberato 4 regioni, anche perché la Russia ha cominciato a ritirarsi, quindi ha mostrato questa capacità difensiva. Quello che vediamo in Donbass è proprio la capacità di Ucraina condurre le operazioni militari contro offensive e contro attacchi, e qui è chiaro che subentra un altro tipo di capacità dei soldati, che volontariato può fare poco. C'è un'altra cosa. Cioè, ci vuole più esperienza, preparazione. È più preparazione. C'è un'altra cosa: noi ricordiamo che Putin si è dato la scadenza, che è il 1° luglio, per prendere il Donbass. No, in realtà c'è un'altra scadenza interna, che è 10 giugno. 10 giugno per Severodonetsk. Per Severodonetsk, no? Cioè entro domani dovrebbero prendere Severodonetsk. Ma sulle scadenze non ci hanno mai preso tanto, però, sì, non ci hanno mai preso, e questa riuscita è complicata anche da quello che sta succedendo sicuramente in Kherson, che ci mostra un'altra cosa. Io prima dicevo che appunto la battaglia di Severodonetsk, al di là della vittoria o perdita, ha importanza da quel punto di vista quante risorse umane e militari perdono i russi. Il fatto che i russi sono stati costretti di mandare le truppe da Melitopol a Kherson per difendere Kherson, ci indica che i russi hanno difficoltà delle risorse, altrimenti non lascerebbero scoperto alcune posizioni intorno a Melitopol. Allora, intanto devo liberare Lorenzo Cremonesi, al quale va il mio grazie sempre. Spero di rivederti domani, Lorenzo, e in ogni caso presto. Un abbraccio.